Benvenuti a tutti da Punto Stim Punto e da Jessica a questo nuovo video. Perché siamo qua, Jessica? Dimmelo te. E come te lo devo dire io? Un po' il genio, il capo dietro a tutto. Esatto, il capo di Abbo. Allora, siamo qui perché stiamo registrando, anzi abbiamo già registrato la parte di video di una canzone. Di una canzone che sarà il prossimo video che caricheremo su questo canale. Quale sarà il titolo di questa canzone? Dicelo te. Dimmelo te, te lo sto chiedendo. Che domande sono? È una domanda che ti rispondi anche da solo. Ma allora così sei qui a far niente. A fare presenza, come mi hai imposto. Come le ho imposto, benissimo. Comunque il titolo della canzone è Pusanti e... Ce la puoi fare, dillo. Dai, capoeira. Capoeira, bravissima. Quindi sarà in pratica una parodia di Amore Capoeira, la canzone di Giusy Ferrari, abbiamo detto. Ed essa sarà dedicata a niente poco di meno che, ovviamente, il Pusanti. Ma chi è questo Pusanti? Te lo sai chi è il Pusanti? Però te lo sai meglio. Io lo so meglio, ma tu lo sai? Dimmi solo di sì. Più o meno. Ok, il Pusanti è il nostro panificio di fiducia. Beniamino. Esatto. Ed è anche, ovviamente, il cognome della persona che lo gestisce. Filippo Pusanti. Ah, ora, si chiama Filippo? Si chiama Filippo. Scoperto ora? Secondo me si chiamava Pietro, però vabbè. Infatti nella canzone non so se l'hai notato che a un certo punto dice c'è Pippo anche di notte. Non era quello, non Pippo. Era l'amico di, okay. Di Topolino. Mi dispiace. Speravamo. E niente, quindi, perché c'è un piccione laggiù bellissimo che si... Come il piccione di Abbo che costava 5 crediti, ve lo ricordate? Bene, niente, quindi abbiamo fatto questa canzone, questa parodia, dove ci saranno anche molte abbine. Te sei di Abbo? No. Purtroppo lei non è un'abbina, ma ci saranno tante abbine nel video che collaboreranno, perché in pratica io ho scritto la canzone, poi l'ho fatta cantare una mia amica e poi abbiamo fatto questo videoclip dove più o meno ogni ragazza canta un pezzo di canzone, giusto? Una frase. Una frase, alcune due, dipende un po' dalla lunghezza, dipende un po' dalle situazioni. Quindi niente, vi racconteremo poi dei vari aneddoti successivamente con altre persone, così... Sì, io me ne vado e mi lasci in pace, mi lasci vivere. Ti lascerò vivere. Così davvero. E niente, un saluto allora a Jessica e ciao. Buona spesa. Oh, finalmente. Allora, bentornati a questa seconda parte del video. Lui è... Chi stai prendendo? Marco Alfieri. E stiamo andando in una destinazione, bellissima, che... Narraci Marco, qual è questa destinazione? Stiamo andando dal Pusanti. E quindi ovviamente è un momento di gaio incredibile. Roberto, insomma. E allora il video vi voglio informare che è stato concluso, è stato registrato, è stato montato e sarà disponibile fra 2 giorni la pubblicazione di questo, quindi sarà disponibile il giorno 11 agosto, ore circa 13, quindi state carichi e soprattutto adesso noi vi narreremo appena una volta arrivati appunto nella località, come si chiama questa località che è Pusanti, il paese. No, non lo sa! È dopo Pappiana, ragazzi. Sì, ma stiamo passando da San Giuliano Terme, quindi non vale. Stiamo facendo un'altra strada. Punta Serchio, ragazzi. Punta Serchio? Sì, serio? Sì. Questo lo taglio e poi metti. No, tranquillo. È impresa diretta, è più bello. Quindi stiamo andando a Punta Serchio. Ora vedrete fra poco la bellissima piazza col teatro Rossini e tante altre cose che vi mostreremo. A fra poco. Siamo arrivati a Ponte Serchio, possiamo osservare qua giù, guardate questo bellissimo fiume, che tutti pensano che sia l'Arno, e ovviamente invece... È il Serchio. È il Po. No, il Po è un po' più su. Il Po. A proposito del Po e della Padania. Esatto, l'attacco. Cioè. Qua abbiamo, notate, una maglietta molto bella. Vedo che oggi è una camicia nera. Come mai, insomma, queste due maglie? Spiegaci, chi sei tu in realtà? Ci siamo scambiati i vestiti. Io ho visto le idee nostalgiche di Simone, mi sono vestito con la camicia nera e visto che tu sei il produttore, mi faccio Colossalvini, lui si è messo la maglietta di Colossalvini. Ma ricordiamo, che cos'è Colossalvini? È un videogioco satirico dove impersonifichi un personaggio, un politico, e vai a combattere contro un altro politico. Okay. Ognuno c'ha i suoi schieramenti, ci stanno i fascisti, ci stanno i buonisti, ci stanno gli immigrati, i complottari, ci sta tutto il peggio dell'Italia, insomma. La feccia totale. Ma quindi, sì. Colossalvini quindi è stato il tuo primo masterpiece, ma mi sembra che ne hai fatti anche degli altri di videogiochi. Ah, voglia, è uscito Ruspa League l'anno scorso.
che quindi... sarebbe il prequel di Colossal Vini, parla di questo torneo che si fa all'interno del campo di Pontida, dove sì, e chi vince diventa il candidato premier di Lega Nord. E ora ne sto facendo un altro, ci sto lavorando diciamo da fine dell'anno scorso, inizio di quest'anno, e incentrato su Trump. Quindi ci si sposta dalla politica interna a quella internazionale. Bravo. E avremo, diciamo, questa preview di questo video al tuo compleanno, che sarà il 19 agosto, festeggeremo, giusto? Sì, il 18, diciamo, non dare false informazioni che poi vengono il giorno dopo. Fake news. Fake news, già ci pensi il 5 Stelle, poi. Vabbè, un giorno, più o meno uno ci può stare. E quindi magari in qualche storia potremo avere le preview di questo videogioco che sbarcherà chissà quando sul mercato, a Lucca Comics forse. Bisogna vedere se probabilmente ci sarà un'anteprima, sicuramente a Lucca Comics, però ci sarà forse un'anteprima a Romix. Addirittura, quindi... Romix d'ottobre a Roma, se Romix dove lo vuoi trovare. Adesso è il momento degli aneddoti, perché rievocare il passato ci piace sempre. Comunque, allora parliamo di Pusanti, Filippo, che appunto è il gestore del panificio, al quale peraltro abbiamo già fatto vedere il video, c'eri pure te, vero, quando abbiamo fatto vedere il video, e fra poco lo vedrete un po', qualche spezzone della reaction. Allora, diciamo che una caratteristica del Pusanti è quella di affibbiare, diciamo, dei soprannomi. Sì, dei nomignoli. E te ne viene in mente qualcuno che ha affibbiato a qualcuno? In particolare? C'è chi ha dato del cavernicolo. Diciamo, esatto, che... c'è un ragazzo che si chiama Emanuele che forse per la folta peluria che possiede, forse per i modi un po' antichi, barbarici che possiede, viene definito in tal modo. Oppure abbiamo il suo, possiamo definire, migliore amico, Gabriele, che ha, diciamo, delle relazioni piuttosto particolari. Sì, quello bilancio. Come possiamo definirlo? Pansessuale, valutando che serve per misurare il pane, quella bilancia. Allora c'era il luddismo, che è appunto questa, sì, cosa di quella di distruggere le macchine, distruggere gli oggetti. Lui, diciamo, è luddofilo. Luddofilo. Gli piace questa licenza John Wood, come cazzo si chiama. Sì. E poi abbiamo invece addirittura una persona che è solita telefonare a casa dove io manderei gli immigrati. E chi è questa persona secondo te? Il Papa Francesco. No, chi è che telefona sempre a casa? E.T. Ah, E.T., E.T., E.T. Che nient'altro è che un consigliere, un membro appunto del Gran Consiglio del nostro gruppo di giochi da tavolo, che è Marco Lucconi, quindi seguitelo su Instagram, Lucconi Marco. E ricordatevi, l'11 agosto esce la canzone, e mi stavo quasi scordando che in effetti vi devo far vedere dove cazzo è il panificio, quindi adesso andiamo verso il panificio. Allora, questo è, diciamo... Piazza Togliatti, dove c'è il Teatro Rossini, che è una, diciamo che è la piazza dove parcheggio sempre la macchina quando appunto andiamo dal Pusanti. E adesso vi mostro la strada, nel frattempo, che noi percorriamo quotidianamente. Molti mi chiedono: ma te come l'hai conosciuto il Pusanti? Beh, come l'ho conosciuto? Lei vada pure avanti, così almeno non inquadro in niente. In pratica, qua sopra, in una di queste case, c'era una tipa, che era la ex di Davide, un mio amico, che peraltro vedrete incoronare Filippo nel video della canzone, e lui mi ha fatto conoscere appunto questo posto, perché lui ci veniva, perché appunto la sua ex abitava qua, poi si è trasferita, e una delle varie convenzioni, peraltro, era quella di, mangiando un cornetto, io, lui e Valerio, iniziare a simulare degli orgasmi di piacere. E quindi è una delle varie convenzioni, e non è l'unica convenzione del nostro gruppo di giochi, diciamo, da tavolo. Con le passi del Pusanti gli orgasmi non si simulano, si sì, hanno. Esatto, però uno magari cerca di trattenerli in pubblico, qua invece certo. C'è un gatto, qualcuno gli dia dei grattini, e niente, qui di solito a questi balconi non c'è il douche, purtroppo, però troviamo comunque situazioni piuttosto interessanti. Ma appunto quella di simulare questi versi non è l'unica cosa che noi facciamo dinanzi ai palazzi, diciamo. Diciamo che ce n'è una che è anche un'altra convenzione, che è quella di ricordare a un membro del nostro gruppo, un ex membro del nostro gruppo, il suo orientamento sessuale comunque. Ci ritroviamo, ragazzi, in un momento di nostalgia. Possiamo vedere attraverso il vetro, grazie allo schermo, in maniera abbastanza buona, e laggiù dietro di solito c'è il Pusanti. Ma secondo te può essere che sia già arrivato? Suoniamo un po'. Ma magari sta dormendo. Verifichiamo. Perché se ci fosse,
sarebbe il top, perché io vedo illuminato, o sbaglio? Noi speriamo che ci sia il Pusanti, questo insomma... Lo mettiamo con le mani in pasta. Con le mani in pasta è bellissimo. Però possiamo mostrare il lavoro, no? Non si ricorda gli aneddoti, ma vedere con quale skill prepara le focacce. Guardate il... mamma mia, bellissimo. Che emozione. E quindi sei venuto qua? Sono venuto qua. E invece dove... la mia volontà. Dove ti sarebbe piaciuto? No, a stare al mio paese. Però poi alla fine... Io avevo la ragazza che ora è mia moglie. Ah. Quindi capito, è stato un viaggio... Io sono venuto forzato. E all'inizio non gli piaceva, cioè le abitudini del posto, diciamo, cosa ti mancava? La piazza, vero? Mancavano gli amici, la piazza, il profumo. A volte mi pigliavano per scena. Perché dicevano, è strano. Il profumo. E certo. La gente è andata in Sicilia, ora mi dicono, ora so cosa sono il profumo. Sì. Adesso però li crei tu il profumo. È vero. Perché lui, ricordiamo che è di Palermo. Di Palermo, cresciuto a Cefalù. A Cefalù. Che è quindi in provincia di Palermo. 70 km. Adesso vi faccio vedere qual è l'attaccamento patriottico. Vedete lo stemma della città di Palermo. Lo troviamo qui, lo troviamo anche qua sulla bilancia. Questa è la foto di Cefalù, questa sì. La cattedrale di Cefalù. Questo è Padre Pio anche, perché va bene sia Padre Pio, sia, diciamo, c'è anche Gesù che ovviamente, cioè, sta in alto, ma il Pusanti sta più in alto. Attenzione, però vediamo anche la licenza per l'esercizio della panificazione e il termometro. Questa non è la bilancia di Gabriele, ricordiamo, ma sarà quella laggiù. Questa è pedofilia. Questa è pedofilia, in effetti, un po' piccola. Ma quindi, Filippo, dopo tutto questo tempo, però, adesso sei felice di stare qua? Io sono felice, ma poi io, meno male, sono tutto bene in ambiente. Non potevo capire la mentalità di qua, per questo rimanevo male. Poi ho capito che non lo facevano apposta e mi sono ambientato. Giusto. Va bene, però adesso tornerai a Cefalù comunque. Ormai devo dire una cosa, sono anche mezzo pisano. Ormai sei mezzo pisano, è vero. La maggior parte della mia vita... L'hai passata qua ormai. Vabbè, quindi poi ricordiamo che c'hai anche due figli, Ale. Figli, meravigliosi figli. E che fanno di bello questi figli? Raccontiamo. Sono, io sono fortunato. Sei fortunato. Una famiglia meravigliosa. Le figlie splendide. Degli amici favolosi. Cosa devo volere di più? Una canzone. Adesso che è anche la canzone. No, una canzone, cioè, è il massimo. Famosissimo. Adesso, ragazzi, sarà la persona. Nel frattempo sta per tirar fuori un ebreo dal forno. Ah no, non è... Guarda che mi chiamavano Maradona del pane. Maradona del pane, eh? Attenzione, ragazzi, guardate. Ciao Federica. Ciao Federica. Perché c'è una ragazza Federica, vabbè, questa è un'altra storia, un altro aneddoto che vi racconteremo magari nei bloopers. Vabbè, lasciamo stare Filippo che ci ha raccontato questo suo viaggio, questi suoi aneddoti. Lui è qua già dalle 18 e starà qua fino alle 3 di notte magari. Da che ora attacchi di solito? Dalle 19 alle 3. Sì, alle 4. Alle 4, insomma. Vabbè, ragazzi, è stato bello. Possiamo salutare. E rivedremo adesso fra poco, alla fine di questo spezzone, appunto, la reaction al video, dove faremo vedere in questa zona il video, sia a Filippo che ad altre persone. E poi ricordatevi l'11 agosto la canzone. Quindi salutiamo. Saluta Pippo che noi si va e si... Ciao! Ciao! Voglio bene! Vai! Reazione alla rivelazione. Te guardo, tranquillo. Adesso come arriva Fiero? Gli canta pure. Simone, sei fotogenico. Perché la buzza poi si cela.
Se il video ti è piaciuto, lascia un mi piace e condividilo sui social. Qua a sinistra trovate il mio ultimo video, correte a vederlo se ve lo siete perso. In alto a destra trovate il pulsante di iscrizione a questo canale. Infine, ecco qua i social sui quali potete seguirmi. Trovate i loro link qua sotto in descrizione. Grazie della visione.